D'aiuto arrivarono anche gli americani, muniti di pistole siringa che avevano già usato in precedenza nel Vietnam, e avviarono le vaccinazioni di massa. Qui Radio Bari, che trasmette sulla lunghezza d'onda di metri 283. Radio Bari, che trasmette sulla lunghezza d'onda di 283. Vi trasmettiamo i seguenti 10 messaggi speciali. Bentrovati, un nuovo appuntamento con Leggere Parole, oggi un argomento decisamente importante. Intanto vi presento quello che avete appena visto ed è un video che si intitola I luoghi della memoria, realizzato dal collega Mattia Rammundi nell'ambito del progetto La cultura si fa strada. Quindi dicevo, Leggere Parole si occupa di un argomento importante oggi, si occupa di memoria ed è una scelta ancora più importante se pensiamo che domani, 27 gennaio, dal 2005 si commemorano le vittime dell'Olocausto. La memoria, che cos'è? Gli articoli dell'appuntamento di oggi è Gli archivi ai tempi del colera. Io per chi avesse seguito la volta scorsa l'appuntamento, ho scherzato un po' rispetto al richiamo che questo titolo aveva di un romanzo, uno dei più importanti romanzi di Gabriel García Márquez, che era L'amore ai tempi del colera. Che cosa avevano in comune L'amore ai tempi del colera e Gli archivi ai tempi del colera? La memoria. Perché qualche se si è seduto per scrivere quel romanzo ha fatto in modo, ha lasciato che i suoi ricordi prendessero il sopravvento, ricordi privati che sono diventati immediatamente pubblici. E allora che cos'è l'archivio? L'archivio, secondo la Treccani, è la raccolta di documenti privati o pubblici relativi a una persona, a una famiglia, a un comune, a uno Stato. È, in senso più ampio, la raccolta di atti, di testi stampati, ma anche di documenti giornalistici, fotografici, cinematografici, televisivi, che possono in un certo qual modo avere valore documentario. Quando parliamo di archivi, parliamo di memoria, una memoria che riguarda tutti. Osserviamo questa foto, ad esempio. Non resta che presentarvi gli ospiti di questo grande incontro che si terrà oggi. E gli ospiti sono Annalisa Rossi, soprintendente agli archivi e alle biblioteche della Lombardia, della Puglia e della Basilicata. Silvia Pellegrini, dirigente del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia. Nicola Barbuti, ricercatore in archivistica e biblioteconomia del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Bari e CEO della spin-off universitaria Davimus SRL, che è specializzata in innovazione digitale per il patrimonio culturale documentale. E poi Antonio Buonatesta, ricercatore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Padova e docente all'Università del Salento. A moderare l'incontro sarà Leonardo Musci, che è responsabile degli archivi della Fondazione di Vagno. Benvenuti. Grazie Anna Maria e buonasera a tutti. Questo incontro è nel filone della riflessione che da molto tempo la Fondazione di Vagno fa su archivi e sul rapporto fra archivi e memorie. La metto già al plurale questa parola perché a mio parere, diciamo, è un concetto molto problematico che singolarizzato si impoverisce. Il titolo dell'incontro chiaramente richiama il periodo in cui stiamo, un periodo eccezionale, ed è un periodo che condiziona tutto, ovviamente gli aspetti primari della vita. Probabilmente gli archivi non lo sono in questa emergenza, però penso che dobbiamo riflettere, continuare a riflettere su ciò che resterà dopo questa esperienza. E di conseguenza io credo che la riflessione a cui invito tutti i miei amici e colleghi si basa su alcuni aspetti che vorrei proporre alla loro attenzione. Intanto una cosa, questa situazione ci ha costretto a fermarci, e quando ci si ferma si può approfittare, diciamo, di questa interruzione, di questa sospensione
per riordinare le idee, diciamo noi, no? Gli archivisti riordinano non solo le idee, ma le carte, gli archivi. E questo riordinamento è anche una revisione, diciamo, del proprio passato in funzione di quello che della direzione di marcia che si intende avere. Mi ha molto colpito, e adesso invito anche la nostra regia a mandare in onda questo piccolo contributo, che soprattutto nel mondo di chi è stato più fermo, per esempio quelli del mondo della cultura, dei teatri, del cinema, dello sport all'inizio, molti hanno dichiarato di aver approfittato, diciamo, del maggior tempo a disposizione proprio per mettere mano ai loro archivi. Da Conversano può mandare questa piccola, questo piccolo contributo. Utilizzando alcuni pupi di ghiaccio. Al termine dello spettacolo annunciai al pubblico che la spada, il corno e il cavallo di Orlando, che avevo realizzato appositamente per quel teatro unico al mondo, li avrei ibernati su quel monte a 2600 metri di altezza. Mai avrei immaginato che a poche ore da quella magnifica esperienza sarei stato catapultato in un'angoscia senza eguali, che come una valanga stava travolgendo l'Italia e il mondo intero. Giunto a Trento per proseguire la tournée, fu informato da mia moglie che a causa del propagarsi di un virus, uno dopo l'altro si andavano annullando gli spettacoli in programma. Torino, Bergamo, Bologna, Roma, Napoli. Non potevo fare altro se non prendere un treno che mi avrebbe portato a Napoli per poi imbarcarmi sul traghetto per Palermo. La sera del 9 marzo il primo ministro Giuseppe Conte annuncia agli italiani che il paese doveva fermarsi e che dovevamo restare tutti in casa. Nei giorni immediatamente successivi si parlò chiaramente di pandemia, la prima di così vaste proporzioni dai tempi della spagnola. In questa chiusura forzata, che ci ha tenuti lontano dalla vita sociale, dal lavoro, dagli affetti, io e mia moglie abbiamo deciso di lavorare al nostro archivio. Aprire quella finestra ha avuto per noi un significato simbolico in quei giorni tristi di confinamento. Ripercorrere gli spettacoli realizzati, i documenti filmati di rassegne e festival, sistemare la cronologia degli articoli, collocare le numerose pubblicazioni, catalogare gli incontri, i convegni, le mostre, ha significato rivivere un vissuto di oltre 50 anni di attività teatrale. Sono affiorate emozioni, sono ricomparsi affetti, sono riemersi innumerevoli viaggi e i pericolosi imprevisti che solo la gioventù, miracolosamente, riesce a superare. Una storia attraverso la quale ci si accorge delle trasformazioni epocali, di quello che siamo stati e di ciò che si è costruito nel bene e nel male. Lo studio e la nostra casa erano diventati un labirinto di carte poggiate ovunque. Una notte, abituato ormai al silenzio, uno strano mormorio mi fece svegliare. Tentai di capire da dove arrivasse e mi accorsi che giungeva dalla scala. Scesi al piano terra, aprì la porticina che conduce al laboratorio, vidi i pupi appesi alle pareti, ognuno al suo posto, e a quel punto udì in maniera netta la voce del paladino Orlando che parlava con l'arcivescovo Turpino del Covid-19. Non so quanto hai ascoltato, diciamo, del contributo di Cuticchio, che trovo fantastico, perché approfitta di un tempo sospeso per riflettere su ciò che resta. E ciò che resta poi è quello che ci rende umani, e cioè resta il ricordo e ci resta quello di cui abbiamo lasciato traccia. Ma la prima cosa che questo riordinamento d'archivio gli provoca è risentire le voci dei protagonisti dei suoi
dei suoi spettacoli, delle sue storie, delle sue favole. E quindi penso che questo uso del tempo è un uso di cura, parola che in questo momento è diffusissima e che giustamente riguarda in primis gli aspetti biologici del nostro esistere, ma che credo dobbiamo assumere come un impegno civico. E quando gli archivisti fanno degli inventari si dice a cura di, non sono ritenuti, sono autori, ma dei curatori, perché questa cura è una dedizione, questa cura è un'azione, e senza queste dimensioni io penso che quello che facciamo resta freddo. Invito quindi in prima battuta Annalisa Rossi, che sovrintende a ben sovrintendenze importanti come Lombardia, Puglia e Basilicata, a dare il suo contributo, se vuole, a partire da questi stimoli, ovviamente partendo dallo specifico del suo ruolo di responsabilità. Grazie. Grazie Leonardo, grazie Fondazione Di Vanio, nella persona del suo presidente e tutti i suoi collaboratori, grazie a tutti. Prenderò delle sollecitazioni che sono pervenute dal video, dalle prime riflessioni che abbiamo condiviso e dallo sfondo meraviglioso del nostro amico Leonardo Musci, che ha alle spalle delle riproduzioni di Chiara, poi bisogna verificare, naturalmente scherzo, del libro d'oro Le tre recherche di Duc de Berry. Per partire dal concetto del tempo e richiamare alcuni passaggi che si sono già svolti nel corso delle riflessioni precedenti, il tema degli archivi ci induce ad interrogarci sul rapporto fra tempo e spazio. Ora, senza entrare nella teoria della relatività e della discussione cara alla fisica temporanea, del tempo come variabile dello spazio e o dello spazio come variabile del tempo, Mollì e Rovelli ci hanno scritto delle cose bellissime, vorrei richiamare il concetto di archivio, della natura parresiastica dell'archivio, dell'archivio come parresia, come certezza e come verità, per ribaltare in qualche modo il tema della memoria e trasportarlo dal passato di una cosa che si ricorda a fronte delle tracce che quel tempo ha lasciato, reificandosi in uno spazio, in un oggetto, trasportarlo dal passato al presente. Gli archivi in quanto tracce del tempo e del suo transito sulle persone, sui soggetti, sulle cose, sono precondizioni, presupposti del presente. Senza quei presupposti il presente non si può dare, il presente non si può agire. E quindi a partire da questo concetto richiamerei, così in via introduttiva, l'idea della tutela, che poi è un sostantivo femminile plurale, come mi piace spesso ripetere, perché è generativa, della tutela come dispositivo di cura del tempo reificato che gli archivi nello specifico sono. La funzione di tutela, etimologicamente lo si può richiamare, è una funzione di accompagnamento, di occhio che guarda, di occhio che accompagna e che quindi sostiene. E esattamente come il concetto della cura nella tradizione filosofica che comincia, mi piace spesso ricordare, da Platone in un discorso tra Alcibiade e il suo maestro Socrate, in un dialogo, dopo che Alcibiade ha raccontato i drammi dell'Atene contemporanea, il suo maestro Socrate gli dice: bene, adesso che abbiamo fatto l'elenco di tutti i guai che abbiamo, pensi di prenderti qualche cura di ciò? Cura come epimeleia, come preoccupazione intorno a qualcosa. La tutela è questo, un dispositivo di cura, un occhio che accompagna e sostiene, una preoccupazione intorno a un oggetto, l'archivio, che è unico nel novero, nel panorama dei beni culturali, è un bene culturale che è prodotto a prescindere dalla volontà di chi lo produce. Non nasce con l'idea di utilizzare un linguaggio specifico per comunicare un messaggio specifico a un destinatario individuato. Un archivio esiste a prescindere, anche da chi lo forma e lo genera, il più delle volte, a prescindere da chi decide di conservarlo, a prescindere da tutti. Come la vita è vita, è realtà oggettivata. Quindi da questo concetto di base mi piace partire. Ascoltavo nel video e nella testimonianza che abbiamo visto e ascoltato, il tema del ritorno in punto di riflessività
su quello che la memoria ci porta e fa emergere dell'uso dello spazio, del tempo fermo dell'emergenza sanitaria della pandemia come spazio di riflessione. Sempre ritornando agli archivi, a fronte di quello che ho detto finora, mi piace sottolineare ulteriormente la dimensione di urgenza ed essenzialità degli archivi e di tutto quello che gira intorno agli archivi, aggiungerei dei beni culturali, ma tra i beni culturali degli archivi in particolare. Tutto quello che gira intorno agli archivi è essenziale, così come la conoscenza in genere è essenziale. Giuridicamente sappiamo che è essenziale, richiama la categoria di servizi essenziali, che quando sono pubblici non hanno da fermarsi in tempo di guerra. E qui lascio la parola ai colleghi. Grazie. Grazie Annalisa. Ci colgo un po' di crocianesimo, che dici in questo concetto degli archivi, della storia, diciamo, come presente, no? Però io penso che hai colto nel segno, nel senso che diciamo, questa distruzione del passato che serpeggia nella nostra cultura egemone, è il sottotitolo di un recente piccolo prezioso contributo di Adriano Prosperi, Un tempo senza storia, la distruzione del passato, ci richiama alla necessità di una riconciliazione tra le dimensioni che noi normalmente fissiamo, il passato, il presente e il futuro. Diciamo come dei giocolieri, no? questi tre concetti si incastrano, si incontrano, si elidono, vabbè, e chi più ne ha più ne metta, cioè bisognerebbe fare un'antologia, diciamo, di tutte le frasi non più lunghe di 10 parole in cui ci stanno tutte e tre queste parole, no? E ci sarebbe da divertirci. E quindi e su questo chiamerei Antonio Bonatesta, che è un ricercatore, uno storico, a dire la sua. E cioè che questa necessità di riconciliare le dimensioni che a noi sembrano distanti, perché il presentismo o addirittura il futurismo, non inteso come corrente, ma diciamo come ideologia del solo futuro, no? Distruggono decisamente il passato, e viceversa, diciamo, quelli che dicono non mi rompete col futuro, perché questo mi condiziona nelle riflessioni su ciò che siamo stati e su ciò che siamo, che è la cosa importante, no? Ecco, se ne può uscire, diciamo, da queste apparenti contraddizioni. Beh, io intanto mi preme ringraziare gli organizzatori di questo incontro, la Fondazione Di Vagno, il suo presidente e tutti i collaboratori della Fondazione, i colleghi che sono presenti qui oggi, perché abbiamo una straordinaria opportunità di confrontarci su questo tema degli archivi in questo momento estremamente delicato. Io, se vogliamo, rappresento un po' l'altra faccia di chi pratica gli archivi, cioè gli utenti, gli storici, coloro che sono poi, come dire, chiamati a interrogare le carte, a fruire del lavoro di organizzazione che gli archivisti fanno a monte. Non posso negare che questo periodo, questo momento per gli studi storici è un periodo piuttosto complesso. Perché le numerose pause che sono state imposte per cause di forza maggiore, evidentemente, hanno introdotto, come dire, un freno al processo di conoscenza che la storiografia va alimentando. Io sono preoccupato del fatto che la chiusura degli archivi cui abbiamo assistito l'anno trascorso e che ci minaccia tuttora ci metterà nelle condizioni di comprendere la reale entità di questo fermo imposto alle attività di ricerca soltanto fra qualche tempo, quando tutti i prodotti, i cosiddetti prodotti della ricerca, sostanzialmente gli articoli, i libri che si basano sulle consultazioni degli archivi, non potranno uscire proprio perché c'è stato questo fermo nelle attività. Questo in realtà mi ha spinto a scavare ancora di più nella riflessione, anche in base alle esperienze di questi mesi. Laddove non era possibile praticare gli archivi consuetudinari, gli archivi pubblici, gli archivi istituzionali, subentra il mare magnum di un mondo digitale. Quindi l'esplorazione delle banche dati su Google, le ricerche desk su Google, la disponibilità di informazioni segmentate e frammentate
su repository enormi come archive.org. Insomma, questa dimensione del digitale comincia effettivamente questa fortissima onda d'urto ad abbattersi su di noi, e io temo che un po' tutti ci troveremo in difficoltà davanti a questa situazione. Io accolgo sempre molto con molta stima e molta ammirazione i discorsi sulla digitalizzazione. Ovviamente dopo il discorso della digitalizzazione degli archivi ci sta quello delle fonti nate in digitale. Io non vorrei mettere insieme e confondere, come dire, tutti questi, questi aspetti. Sono venuto qui con l'idea di portare un piccolo contributo. Mi prendo due altri minuti e poi mi taccio. Oggi la storiografia, come dire, sta cambiando. La storiografia, come è noto, non lo dico io, sono cose risapute, la storiografia risente del suo rapporto con il presente e risente, lo diceva anche Weber, del vissuto biografico dello storico. Questi sono degli elementi irredimibili, non possiamo prescindere da questi aspetti, dobbiamo farci i conti. Oggi si sta affacciando sulla scena una leva di storici nata tra la metà degli anni 70 e, se vogliamo, i primi anni 90, che cominciano a portare, come dire, un vissuto, un'esigenza di ricerca un po' diversa da quella praticata nei decenni precedenti. Probabilmente la generazione precedente alla mia aveva degli interrogativi di ricerca collocati all'interno di cesure storiche molto importanti come il fascismo, la Seconda Guerra Mondiale, la resistenza, il terrorismo. Oggi invece siamo pienamente collocati all'interno di interessi che sono nel secondo Novecento, tra anni 70 e anni 90. E questo, se vogliamo, pone il tema di un spazio archivistico di cerniera tra i vecchi depositi archivistici, i vecchi tra virgolette, quelli che sono all'interno di, dei nostri archivi di Stato, del nostro archivio centrale, degli archivi tradizionali, se vogliamo, e il mondo del digitale, che è più vicino a noi. Esiste questo spazio di cerniera. All'interno di questo spazio archivistico ci sono dei depositi fondamentali, come sono ad esempio gli archivi privati, gli archivi delle personalità politiche, ma soprattutto gli archivi istituzionali. Io ho molto piacere a dialogare qui con i responsabili della Regione Puglia, ad esempio l'archivio della Giunta Regionale Pugliese è un archivio che io conosco, è un tesoro inestimabile, ma è una sfida quasi insormontabile per lo storico che decide di inoltrarsi, perché ovviamente è un archivio corrente di una dimensione veramente colossale. E come l'archivio della Giunta Regionale Pugliese, che è il nostro passato immediato, che sta alle nostre spalle, ci sono tanti altri archivi. Quindi, come dire, per chiudere, a me interessa molto il discorso di questo spazio archivistico che io definisco di cerniera. Non ancora sedimentato negli spazi istituzionali, ma non digitale, non nato digitale. Come facciamo a trattare questa mole di documentazione che si trova in una zona grigia, apparentemente, ma che è fondamentale per comprendere momenti della nostra storia politica, come ad esempio il trapasso dalla Prima alla Seconda Repubblica, il cambio di politiche economiche, sono tutti aspetti che ci legano a questo genere di documentazione. Fondamentale la collaborazione tra le istituzioni e le fondazioni. Prezioso è il contributo che numerose fondazioni, a partire dalla Fondazione di Vagno, hanno offerto in questi anni. Preziosa sarà l'opera di digitalizzazione che avrà a monte però l'operazione di inventariazione e di tutela, che sono prerequisiti fondamentali. Il ruolo degli ispettori archivistici onorari mi sembra altrettanto importante, e l'ultima suggestione è questa. Noi abbiamo bisogno di una storia politica non passi però solamente dai depositi dei dirigenti politici e delle istituzioni politiche, come potevano esserlo i partiti. Noi abbiamo bisogno di una visione di storia politica un po' più ampia. E quindi ci porta anche ad un approccio alla questione della conservazione archivistica un po' più larga,
laddove forse c'è bisogno di introdurre massicce dosi di decentramento e di sistemi di archiviazione e di condivisione diffusi in crowdsourcing. Mi riferisco soprattutto agli archivi inventati. Noi possiamo andare a caccia dei singoli archivi delle personalità politiche, per come esse si sono affermate nel corso della seconda metà del Novecento, ma non vorrei che perdessimo tutto quello straordinario portato di piccolissime sedimentazioni archivistiche che sono all'interno delle case delle persone, persone che non raggiungeremo mai se non sono loro ad autoqualificarsi attraverso appunto questi sistemi moderni che sono il crowdsourcing e gli archivi inventati. Grazie. Beh, grazie molto Antonio, penso che gli stimoli delle riflessioni di Antonio Buonatesta non possono avere spazio sufficiente in questo incontro. E quindi arruolo Antonio Buonatesta per le prossime iniziative della Fondazione Divagno, perché abbiamo bisogno di allargare, diciamo così, il parterre delle le inclinazioni, no? Verso queste tematiche, diversi punti di vista. Hai alzato una palla che schiaccio subito, perché il prossimo a essere coinvolto è Nicola Barbuti, si parla di digitalizzazione, è il suo mondo. Un mondo che Nicola Barbuti diciamo frequenta e pratica da persona colta. E qui già diciamo, dico la mia, nel senso che non voglio che la politica culturale si risolva a una politica di investimento solo sul digitale. È un pezzo della politica culturale, poiché le risorse a volte in mani che arriveranno, dico in mani rispetto alle cifre cui siamo abituati negli ultimi anni, arriveranno, saranno, credo, indirizzate molto, insomma, sul digitale. Questo, invece, diciamo, di farci venire la puzza sotto al naso dicendo ecco, vedete, ci porta a dover gestire l'uso di queste risorse e quindi a trovare gli strumenti più opportuni per fare quello che diceva Antonio Buonatesta, cioè favorire la ricerca, diffondere la conoscenza, far accedere a questi contenuti anche persone che non fanno i ricercatori di professione. E questo, che sembra apparentemente facile, io lo trovo una delle cose più complesse e una delle sfide più importanti del prossimo futuro. Perché la cura nel senso della conservazione, diciamo, ha alle spalle una ottima tradizione, specialmente in Italia, a parte piccoli disastri amministrativi legati fondamentalmente alle risorse, ma insomma abbiamo una tradizione intellettuale di conservazione delle carte e del nostro passato. È totalmente da costruire, oppure da diffondere a livelli non confinati agli specialisti, invece una cultura dello stesso tipo legata a un mondo che per di più è un mondo nuovo, un mondo anche che inquieta, va bene. Esiste una diplomatica del documento digitale, non è che partiamo da zero, bene, però dal punto di vista di questo TER, e anche perché Silvia Pellegrini poi interverrà last but not least su queste cose, io penso che il combinato disposto di politiche pubbliche, investimenti di risorse che possono essere anche cospicue in prossimo futuro e ideazione di strumenti originali che promuovono l'accesso, invece di poter dire beh, tanto è tutto digitalizzato, no? Non basta. Quindi su queste cose volevo sentire Nicola, che so che ha da dire cose molto importanti. Prego Nicola. Buonasera a tutti, innanzitutto estendo anche io i ringraziamenti alla Fondazione, a Gianvito Mastroleo, a tutti. Saluto i colleghi. Partirò da un aspetto, conservazione e preservazione. Io credo che bisogna iniziare a pensare al patrimonio culturale e agli archivi, tutto ciò che del patrimonio culturale rappresenta un po' il lato oscuro per le persone cosiddette comuni, per la gente, in termini di cura sì, ma tutela e soprattutto titolarità. Se da storico, da vecchio storico, si analizza un attimo cosa nella storia ha memoria e sopravvive alle catastrofi, a tutte le vicende dell'uomo, viene da pensare sempre a contesti, a situazioni,
a beni, a patrimoni che, rispetto ai quali le comunità si sono sentite responsabili. Quindi il concetto di titolarità e di tutela. Responsabili perché? Perché in qualche modo quello che fino a quel momento poteva essere un sedimento o un banalissimo attrattore è diventato un attivatore di interesse. Ecco, questo è un termine che a me sta piacendo molto. Attivatore di interesse. E forse questo è quello che manca a determinati patrimoni, fondamentalmente. È quello che manca a degli aspetti fondanti del nostro patrimonio culturale. La capacità di attivare l'interesse da parte delle persone è rimanendo fondamentalmente appannaggio di nicchie della ricerca, di nicchie di interesse appunto limitate nello spazio e nel tempo. Sappiamo che sopravvive nella memoria tutto ciò che in qualche modo rappresenta un processo e ciò che in quel processo attiva l'interesse delle persone. Quindi condivido perfettamente che bene culturale, gli archivi, per i quali francamente ho sempre avuto un'idea di diacronia, cioè non ho mai considerato gli archivi, né tantomeno le entità culturali, come una fenomenologia che fornisca dei singoli spaccati nel corso del tempo. Certamente la contestualizzazione è fondamentale ed è importante, ma è importante anche cogliere il senso della relazione spazio-temporale in termini di processo, di diacronia, altrimenti si perde proprio la connessione che ci consente di capire di che cosa si parla e ci consente di avere curiosità e interesse per ciò che abbiamo davanti, per ciò con cui ci stiamo confrontando. Ed è la dimensione del racconto, della narrazione che il bene culturale ha. Nessuno, quando si pone davanti a un bene culturale, oppure pochissimi lo fanno, si pone la domanda: ma cosa mi sta raccontando il bene? Molti si pongono la domanda: che cosa posso raccontare del bene? Come lo posso raccontare? Quasi sempre è quello. E in questo si diluisce fino quasi a sfumare, a perdersi, la dimensione della narrazione che invece il bene ha. Proprio nel suo rappresentarsi, nel suo senso estivo, e per bene intendo qualsiasi entità. Faccio un esempio molto vicino nel tempo. Ieri sera con mia figlia stavamo parlando di storia romana e la sua percezione è una percezione di distacco totale, perché è una percezione basata fondamentalmente su un'elencazione di nomi e di date, rispetto alle quali non si ha nessuna capacità trasmessa in quel modo di percepire la dimensione spazio-temporale e l'importanza di quello che invece è accaduto realmente a suo tempo. È stato sufficiente restituirle la dimensione della relazione tramite la rappresentazione che gli imperatori davano di sé nelle monete. Perché per la prima volta nella monetazione romana c'è una rappresentazione dell'imperatore realistica in termini di effigie rappresentata sulle monete, quasi ritrattistica. È una veicolazione di messaggio molto forte anche per le persone cosiddette analfabete, le persone incolte, attraverso appunto la rappresentazione grafica. Ecco, questa è una forma di racconto molto forte che attiva l'interesse e fa sì che un singolo oggetto, una moneta, assuma il valore di una porta di accesso a una narrazione che si colloca finalmente in una dimensione spazio-temporale più tangibile, perché questo è quello che si perde. L'idea della tangibilità, l'idea della materializzazione della cultura. Il digitale consente una straordinaria opportunità in questo senso, non è un surrogato, un sostituto dell'analogico, non può esserlo assolutamente. E ho qualche difficoltà a considerare in termini di tempo la possibilità che ci sia una cerniera netta tra pre e post digitalizzazione, perché in questo momento si sta facendo un lavoro di retroattività che è quello della dematerializzazione dei patrimoni archivistici, anche recenti, anche si va retroattivamente, si parte dagli anni 2000, che in fin dei conti assomiglia molto a un tentativo di trasformare in un altro tipo di risorsa culturale ciò che in qualche modo si è insicuri di poter conservare nel formato che oggi ha, paradossalmente nel formato cartaceo, ed è questo un paradosso della recente produzione cartacea, rispetto alla quale comunque la dematerializzazione rappresenta un'opzione importantissima in più e non una sostituzione. Resta il problema di tutto ciò che è nativo digitale. La digitalizzazione consente una
una possibilità di materializzare la relazione spazio-temporale che normalmente viene affidata alla nostra immaginazione. E in questo non so se ho la possibilità di far vedere velocemente un paio di cosette, non vorrei togliere troppo tempo, perché consente di espandere l'esperienza di interazione con il bene. Che cosa intendo dire? Intendo dire che, come dicevo, riferimento alla moneta, un documento, un testo analogico può diventare un hub per accedere a una serie di altri contenuti connessi di grande interesse, che possono essere personalizzabili e che consentono per l'appunto all'utente di vivere un'esperienza. Sappiamo che i giovani sono multitasking, i giovani sono i primi che si allontanano dalla documentazione analogica perché la considerano statica, non più dinamica. Questo chiaramente non è un limite della documentazione analogica, è un limite dovuto al fatto che la trasformazione digitale porta a una relazione molto più fatta per immagini e molto più fatta di velocità che non invece fondata sulla fermezza e sul lavoro immaginifico che si fa sulla lettura del documento, del libro, sulla relazione con il documento. Quindi avere a che fare con un documento anche analogico che diventa in qualche modo una connessione digitale, un hub verso altri contenuti, può essere un modo per riavvicinare le nuove generazioni a una relazione con l'analogico. Io cerco di rendere un attimo con un esempio l'idea di cui sto parlando e spero che si veda quanto vorrei trasmettere, mi sto vedendo. E l'esempio è in questa sperimentazione che stiamo facendo qui a Bari, che in buona sostanza consiste in una nuova forma di libro cartaceo, una nuova dimensione rispetto alla quale per l'appunto c'è un'applicazione banalissima che tramite smartphone inquadra il testo. In questo caso abbiamo fatto una ristampa anastatica di un testo in vernacolo barese dei primissimi anni dell'Ottocento, che era la più antica rappresentazione del vernacolo barivecchiano, e attraverso lo smartphone viene visualizzato il layout del volume con evidenziate una serie di parole che sono tra le più arcaiche, rispetto alle quali c'è una possibilità di interazione, cioè interagendo con le parole, quindi con quelle che si vedono in rosso marcate, si può accedere ad un glossario digitale nel quale c'è il significato e anche un po' l'etimologia di molte di queste parole e si ascolta anche la lettura. E questo è un aspetto interessante perché si cerca di recuperare anche l'aspetto immateriale del bene, quindi diciamo che si va verso una multimedialità. Qual è l'aspetto anche carino? Che oltre a questo facciamo una sperimentazione quasi recitativa, quindi multidimensionale, nella quale i contenuti vengono letti da degli avatar. Nel nostro caso, quella che vedete rappresentata la fotografia di Abrescia, l'autore di questo libro, che sotto forma di avatar, attraverso appunto uno dei giochetti che il digitale consente, offre una lettura poetica fatta con la voce dell'attore Vito Signorile. Io non so se si sente. Non so ce fa ir salandrasat. Non so poet cu caiella. Butoni tra mus e girat. E de fama la fazza de sacà. Chi un malle clamen e chi la sbat. Quando scan le dig scetra. Cacciatene le doggie. E fascignau, rassemeglia la voce do diau. Ora, questo è stato un video realizzato chiaramente molto, molto in fretta e furia, con l'intento chiaramente di fornire un po' un'idea di quello che il digitale consente. Stiamo parlando di un contenuto che ci consente di espandere l'esperienza e di andare per l'appunto in una dimensione nella quale il giovane, l'utente, può condividere, oddio non riesco più a togliere la condivisione, perdonatemi, perché, ecco perché ho rimpicciolito tutto, il giovane può espandere la sua esperienza e chiaramente interagire con una serie di contenuti che lo mettono a diretto contatto con forme culturali inattese. Ma noi abbiamo fatto un piccolo gioco, ci abbiamo messo cultura, ma veramente tanto può essere fatto nei termini di una
interazione con le espansioni tramite il digitale. Questo, a mio parere, è uno degli aspetti della digitalizzazione più importante e in qualche modo si può portare su qualsiasi forma di patrimonio. E questa è una prospettiva importante, perché questo è il nostro modo di creare patrimonio. Questo è il modo attraverso cui stiamo cercando di creare patrimonio rispetto al quale non sappiamo ancora qual è la cura, qual è la possibilità di conservarlo. E qui entra in gioco un altro argomento, che però è un altro tema, che è quello della formazione. Della formazione per creare una vera cultura digitale, per creare coloro che domani dovranno curare, per l'appunto, e dovranno essere titolari, cioè dovranno avere la titolarità di questo patrimonio culturale, che è una dimensione di responsabilità, di compartecipazione, non è soltanto una dimensione di controllo o di interesse di ricerca. Grazie Nicola. C'è un aspetto che probabilmente richiamerò anche a dire ancora qualche cosa, legato più a quello che diceva Antonio Bonatesta, cioè quello che ci ha fatto vedere è sicuramente un uso che connette diversi strumenti, fa vedere i ponti fra diversi domini culturali, è un aspetto del digitale interessantissimo, molto stimolante. Per diciamo impostazione mia professionale, che conosci, penso che dobbiamo investire anche sulle forme nuove di consultazione dell'analogico. Per quello che dicevi tu, il digitale non sostituirà mai quell'analogico là. Il digitale inventa ponti, inventa connessioni, ma non può essere un sostitutore, poiché il mondo della ricerca, anche della ricerca avvertita come quella che Antonio Bonatesta ci ha stimolato a pensare, e cioè quella che si occupa del passato prossimo, non solo del passato remoto, proprio perché sa che nella grande transizione anche dei supporti, della qualità della carta, no? Tra anni 60 e anni 2000 è successo un disastro e una perdita clamorosa, clamorosa. Per piccola esperienza mia, diciamo, negli anni 90 i giornali erano pieni dei fax di Craxi, da Mamet, sono quasi totalmente illeggibili ormai, perché quel supporto lì era talmente fragile e volatile che, non essendo stato curato da questo, dal punto di vista della sua, come si dice, tradizione, cioè di tramandarlo al futuro in maniera professionale, fortunatamente quei testi stanno anche altrove, ma insomma quel documento lì è quasi perso, diciamo, nel suo insieme. È stato digitalizzato, ma recupera quello che non può recuperare quello che non c'è, che c'era prima, che non c'è più. Quindi da questo punto di vista io penso che anche intorno alla Fondazione di Vagno si possa creare un gruppo di pensiero su forme nuove di comunicazione tramite il digitale dell'antico. Quando dicevo prima di conciliare queste dimensioni, io penso anche a questo. E da questo punto di vista le politiche pubbliche, quelle di investimento e in primis della nostra regione Puglia, se posso dire, sono importantissime. La Fondazione di Vagno, come altre realtà culturali, ha utilizzato, spero in maniera proficua, contributi che sono venuti dalla regione Puglia, in particolare dal dipartimento che Silvia Pellegrini dirige, nella misura che si chiama I luoghi della cultura, la cultura si fa strada. Se Silvia è d'accordo, io, mentre lei parla, condividendo il mio schermo, posso mostrare qualche cosa che abbiamo realizzato proprio grazie alla vostra attenzione nei confronti del nostro progetto. Grazie. Allora, sì, buonasera a tutti. È difficile intervenire in questo momento dopo i relatori che mi hanno preceduto, perché effettivamente, seppur in poche battute con tempi contingentati, hanno restituito veramente un quadro importante di un dibattito che oggi parte ma che avrà bisogno di essere approfondito. In realtà citerò proprio Musci, perché la suggestione di partenza voleva essere il punto nel quale ci eravamo lasciati a maggio del 2019, quando abbiamo avuto l'opportunità di inaugurare la community library del comune di Conversano, che guarda caso si chiama I Granai del Sapere. E proprio in quell'occasione Leonardo Musci ebbe modo di
agganciare alcune tematiche che penso in qualche modo idealmente si connettono al tema di oggi. Allora ebbe modo di evidenziare come chi possiede l'informazione governa la narrazione, spero che se cito male mi possa interrompere Leonardo, parlò di bullismo degli archivi e questo mi ha fatto molto, ha destato molto interesse, del piacere degli archivi e tutto in una logica di costruzione del luogo della memoria. Quindi anche in quel caso fu molto, diciamo, coerente la citazione della Yorsenar quando ammise, quando fu richiamata per evidenziare come fondare biblioteche e come costruire granai pubblici per ammassare riserve contro l'inverno dello spirito. In quell'occasione, intervenendo, ebbi modo di evidenziare come la community library fosse un processo di costruzione di comunità. Occorreva passare dal fenomeno dell'inclusione, che oggi costituisce un cluster del recovery plan, e ci tornerò, passare dall'inclusione alla coesione come ricerca di benessere per tutti i cittadini, evitando le disparità, e quindi fosse necessario più che portare dentro, tenere insieme. Nel mezzo si colloca il tema odierno e devo dire che l'intervento di Annalisa Rossi è stato veramente sorprendente, nel senso che sembrava quasi noi non ci conosciamo, ci siamo conosciute oggi, come se quello che doveva essere il mio intervento fosse in linea con il suo. Lei ha citato il tempo e lo spazio, io avrei citato Platone con il topos e la cora, questa contrapposizione tra la dimensione fisica dello spazio e la sua immaterialità, perché in realtà il mio tema vuole essere focalizzato proprio sulla memoria e l'identità. Mi ha fatto particolarmente suggestione il sottotitolo dell'incontro di oggi, gli archivi al tempo del colera, quando il futuro è incerto ha più senso indagare il passato. Condivido pienamente, tant'è che avrei citato Maitland quando dice che quello che oggi è il passato è stato una volta il futuro, e l'abilità dei nostri antenati è stata proprio quella di concepire un futuro che preservasse i valori identitari. Questa premessa era necessaria per spiegarvi il senso delle misure regionali che sono state tenute in considerazione. Devo dire che la Fondazione di Vagno, e faccio plauso al direttore Giannuzzi e al presidente, che so che ci sta seguendo, Gianvito Mastroleo, è stato sempre maestro nel cogliere le tendenze e indirizzarle, perché non posso negare che questa misura, la cultura si fa strada, e all'interno della misura la cultura si fa strada, i luoghi della memoria, costituisce proprio frutto di un grande dibattito che è stato fatto con le fondazioni, ma in particolare con la Di Vagno. Il tema è proprio la centralità degli archivi, forse l'istituto di cultura che proprio per questa sua mancanza di appeal, per quanto invece è un luogo di grande dinamismo e di grande attrazione, non riesce ad emergere. Soprattutto non mi riferisco all'archivio di Stato, diciamo, quello che sovraintende anche con le sue competenze la dottoressa Rossi, per il quale comunque si è avviato un percorso sia da un punto di vista fisico, cioè di tutela e recupero dell'infrastruttura, sia di valorizzazione della dimensione di hub. In questo senso, nel mio ruolo di membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, posso riferire che le ultime sessioni di Consiglio sono state proprio orientate ad approvare progettazioni strategiche che sono state frutto di programmazioni in questi ultimi mesi da parte del Ministero, in maniera anche consistente, dedicata proprio a specifici progetti che segnano poi il passo di sviluppi futuri, appunto, che denotano grande attenzione verso il tema degli archivi. A questo collego anche la suggestione di archivio cerniera e necessità di collegamento con lo spazio, perché gli archivi saranno anche oggetto di attenzione nella loro dimensione localistica, cioè condivido molto l'idea che debba essere tenuta in considerazione una operazione specifica di attenzione all'archivio centrale, ma anche e soprattutto alle tradizioni degli archivi locali.
Cosa ha fatto la Regione Puglia? Innanzitutto, e lo dirò in breve, ha prestato grande attenzione al quadro normativo. Abbiamo una legge regionale, la legge 17 del 2013, che disciplina innanzitutto i beni culturali come spazi, espressioni e pratiche che favoriscono lo sviluppo di relazioni. Quindi per la Regione il bene culturale è concepito come bene comune, bene relazionale. Quindi un bene che come diceva la dottoressa Rossi, si reifica in virtù delle relazioni e dei contenuti di cui si riempie a partire dalle tradizioni locali, perché l'obiettivo della Regione è stato nello scorso mandato quello di recuperare questo collegamento, questo senso di appartenenza delle comunità territoriali, che poi sono quelle che consentono di rendere quel bene trasmissibile alle generazioni future. In tal senso, probabilmente la legge della Regione ha tenuto conto sicuramente della Convenzione di Faro, che è stata finalmente ratificata a settembre del 2020 e che contiene finalmente quel diritto al patrimonio culturale, la conservazione dell'eredità culturale, che in sé reca questo concetto di identità e memoria. I beni comuni e relazionali creano, oltre che appartenenza, devono prevedere l'appartenenza e costituiscono un servizio pubblico. Ha ragione la dottoressa Rossi, a parte recitarlo nell'ultimo comma, l'articolo 10, se non ricordo male, del codice dei beni culturali, il servizio pubblico importa la responsabilità di guardare alle attività erogate dagli istituti e luoghi di cultura come attività essenziali, e credo che il Ministero, posso dirlo per la Regione, il nuovo assessore Brai, è molto preoccupato della necessità che, al di là e in parallelo del contenuto digitale che può essere offerto, cioè il servizio viene perpetuato, però occorre in qualche modo riaprirli gli istituti di cultura e in particolar modo gli archivi, renderli sempre più accessibili, perché va potenziato questo collegamento con il fruitore. Quindi mi auguro che, superata questa pandemia, al di là del potenziamento che è stato fruttuoso di servizi digitali e servizi informatizzati, si possa comunque garantire al più presto la riapertura dei contenitori. In questo senso la misura La cultura si fa strada, e quindi I luoghi della memoria, ha avuto questo primo avvio con, sto vedendo le immagini, la sperimentazione della Fondazione di Vagno, ma è solo un inizio, perché abbiamo approvato a marzo dell'anno scorso, all'unanimità in Consiglio regionale, una legge che disciplina la memoria. È bello che pensare alla memoria come un bene immateriale, il fondamento della comunità e una disciplina giuridica, può sembrare una contraddizione in termini, invece non lo è, perché la presenza di una normativa, quindi di una legge, che prevede poi azioni che stabiliscono risorse, quindi danno continuità ad una attività, ad una relazione anche con i soggetti istituzionali, le fondazioni prima di tutto, ma immagino gli enti locali, per arrivare ai cittadini, crea un percorso stabile sul quale poi è possibile costruire delle misure. In questo senso, e torno al recovery plan, siamo tutti informati, anche se il piano non è stato ancora materialmente prodotto. Posso evidenziare che la Regione Puglia ha dato grande importanza ovviamente al segmento della digitalizzazione, ed anzi posso dire che le schede che sono state formulate, che sono state trasmesse alla conferenza Stato-Regioni, ripartono proprio dagli archivi. Sarà probabilmente il fulcro della programmazione, non tanto in quanto contenitore, ma per il contenuto che evoca, le potenzialità che evoca, e soprattutto perché probabilmente, da quella che la fonte, aveva ragione Barbuti quando dovendone individuare un aggettivo l'ha definito oscuro, e il luogo più oscuro perché forse il meno conosciuto, quello che viene identificato come il più distante. Pensare di ripartire dagli archivi probabilmente significa
veramente costruire un percorso di nuova accessibilità al patrimonio culturale. Ed è evidente che il tema dell'accessibilità si connette alla digitalizzazione, ma rilancerei anche, si connette anche al tema della catalogazione, che è un'altra precondizione, perché catalogazione per i beni culturali significa operazione che identifica il patrimonio, e se il patrimonio non si identifica non può poi far parte di quel appunto insieme di valori che la comunità riconosce come propri, che cura, tutela, preserva e trasferisce alle generazioni future. Quindi sembra veramente essersi creato un circolo in cui ogni frammento è messo in una rete valoriale, una rete di identità, una rete di responsabilità e soprattutto una rete che deve avere al centro il recupero del significato. Perché gli strumenti digitali nella loro velocità e anche le nuove tecnologie, anche l'innovazione costituisce uno cluster del recovery plan, così come la formazione, ma anche l'inclusione sociale. Quindi ognuno di quei segmenti sui quali si investirà nel prossimo futuro, e questi sono solo i fondi appunto del piano di resilienza e di ripartenza, ma io immagino anche nella programmazione tutti i fondi del nuovo ciclo di programmazione comunitaria 21-27 che sono oggetto di attenzione. Quindi in questo momento sembrerebbe, lo dico da agente delle politiche pubbliche, diciamo da dirigente di una struttura sovraterritoriale, la regione, che programma questi fondi e che ha un elemento in più, la possibilità di legiferare e quindi di partire da una norma di contesto generale astratta dalla quale poi possono derivare dei programmi, e non è poco per avere chiaro il quadro dei rapporti e delle relazioni. In questo senso sicuramente le università e il ministero sono degli interlocutori importanti, perché un sistema di accessibilità del patrimonio che guarda all'interesse comune, alla creazione della comunità, all'interesse collettivo, alla responsabilità, non può non partire da questo presupposto, cioè la famosa creazione di un'alleanza culturale che possa veramente poi fare un processo circolare che vada a vantaggio della crescita della comunità. E quindi dicevo, la cura del bene è un compito delle istituzioni. Chi programma dovrà tener conto che il problema non saranno le risorse, perché in questo momento storico ci sono, ma la presenza di tante risorse può essere un problema, perché come i processi digitali sono troppo celeri e si rischia di bruciare le tappe, di avere quella perdita di significato di cui parlavo, cui tanto tiene il nuovo assessore Brai. Mi fa piacere che la nostra moderatrice, che ringrazio, la giornalista Minunno, abbia citato la Treccani per dare un significato, per trovare il significato della parola che aveva citato. L'assessore Brai, direttore generale di Treccani, è il nostro nuovo assessore. Ha delle idee molto chiare che ha avuto modo di sviluppare in questi anni. Vorrei ricordare peraltro che è stato ministro dei beni culturali, quindi la sua esperienza ministeriale non potrà che accrescere anche la visione all'interno di un ente regionale. E quindi dicevo, sarà fondamentale costruire bene le politiche, perché la presenza di risorse massive che arrivano troppo velocemente potrebbero poi creare più danni che vantaggi. Quindi ringrazio la Fondazione di Bagno, Leonardo Musci, che mi fa sempre piacere rincontrare, perché è una fonte continua di stimoli. Non ci vedevamo dal 2019, ho seguito le tappe di questo progetto, so che ne è stato il curatore e il coordinatore. Ringrazio ancora l'avvocato Mastroleo, perché questo piccolo progetto del bilancio autonomo era solo una start-up, un inizio di un progetto più ambizioso, perché so che siete in grado di costruire progetti modulari che seguono, diciamo, il segno dei tempi e si aggiornano, e sono sempre delle continue sfide per voi. Quindi avere interlocuzioni di questo tipo per la regione è importantissimo. Noi siamo abituati ad avere alla pratica dell'ascolto. Probabilmente in questo ciclo lo abbiamo fatto, ma siamo in grado, poiché chiunque fa sbaglia, saremo in grado di porci ancora meglio in questa pratica. Vogliamo misurarci, siamo pronti a farlo. Sono convinta che con la dottoressa Rossi avremo di confrontarci molto sui temi, anche perché so che ha seguito con molta attenzione le community library, è appena arrivata, quindi ha potuto constatare che c'è una misura in divenire. Sicuramente le amministrazioni locali, lo saprà meglio di me, tenevano tanto ad avere questi presidi di comunità, che sono delle antenne, sono dei nodi
nodi territoriali. Mi piace che lei abbia usato questa parola. Non c'è storia e tradizione. Del resto, il patrimonio culturale è forse l'unico bene che è diviso tra più persone si accresce. Ne siamo consapevoli e vogliamo continuare su questo solco. Grazie. Grazie, grazie mille. Ringrazio i Pellegrini della stima. Ovviamente ognuno mette il suo granello, perché la cultura sia sempre di più una dimensione centrale nella vita delle persone, soprattutto della società italiana, che è una cosa abbastanza faticosa, però ci si prova. E se non dico molto, perché abbiamo gli stimoli, che non voglio rubare tempo, riavvolgerei il filo dando la parola prima a Nicola Barbuti, anche perché la digitalizzazione incombe su tutti questi discorsi, e quindi siccome ci sono rimaste sicuramente in gola diverse altre pallottole, vi invito a pararle. Sì, allora, io sono dell'idea che bisogna fare delle politiche di investimento che siano ben strutturate. Questo significa riagganciarsi, per quanto mi riguarda, a quanto dicevo prima. La prima politica di investimento va fatta, a mio modesto parere, innanzitutto sulla restituzione della dimensione di appartenenza alle persone. Quindi il mio parere, questo lo stiamo facendo, è che bisogna partire dagli aspetti formativi, e lo dico anche con una certa, tra virgolette, cognizione di causa, perché negli ultimi 3 anni col Dipartimento abbiamo fatto sperimentazioni incubando quasi 400 ragazzi, tra scuola primaria, secondaria, inferiore, secondaria, superiore, con delle sperimentazioni anche in scuole di frontiera. Ci siamo resi conto che c'è un tratto comune, una totale ignoranza di cosa sia la digitalizzazione e il digitale, la cultura digitale, ma non solo da parte dei docenti, ma anche una diffidenza straordinaria da parte dei docenti, da parte dei ragazzi, quindi, ma soprattutto da parte dei docenti, e ci siamo resi conto che nel giro di una relazione limitata nel spazio-tempo, la prospettiva, e per prospettiva intendo dire l'approccio al passato nella dimensione di transizione dal presente al futuro, quindi in una relazione assolutamente diacronica e non più statica, può essere realizzato in modo straordinariamente efficace. Tornando alla relazione con il documento, nella nostra sperimentazione abbiamo portato quel giochino che abbiamo fatto vedere prima all'interno di una biblioteca scolastica, e alcuni ragazzi si sono cimentati con il libro rosso della città di Trani. Hanno voluto applicare espansioni digitali alla città di Trani, e queste espansioni digitali hanno creato relazione tra tutta una serie di abbreviazioni, lemmi, costrutti di un blocco di pagine che loro avevano scelto e materiali digitali che hanno recuperato in rete, tra cui il Cappelli. Quindi loro hanno fatto uno sforzo di mappatura tra le abbreviazioni del Cappelli, le esplicitazioni di quelle abbreviazioni e quelle abbreviazioni riportate nel libro rosso della città di Trani. L'hanno fatto loro e si sono appassionati nel farlo. Ora, questo credo che sia l'aspetto fondante su cui intraprendere delle politiche di investimento sul digitale, sulla digitalizzazione. Digitalizzazione che, ricordo, noi tendiamo ancora a confondere con dematerializzazione, con schedatura informatizzata, molto spesso con catalogazione. Sento parlare di catalogazione digitale, che è un'aberrazione, è un abominio, scusatemi, all'interno di corsi di sedicenti formatori, per giunta anche all'interno di strutture che, ahimè, fanno riferimento ai nostri enti pubblici. E credo che bisogna capire, bisogna restituire alla gente il senso della realtà. Digitalizzazione significa tante cose. Nel mondo anglosassone significa digitized, significa ciò che è frutto di un processo di digitalizzazione di analogico. Digitalization è ciò che invece pertiene ai processi di ammodernamento dell'industria. Digital transformation è tutto ciò che riguarda, per l'appunto, i processi in atto che sono un po' olistici e che coinvolgono il nostro quotidiano. A noi è tutto digitalizzazione. La gente non sa di cosa si parla, ma questo è un problema che non riguarda soltanto la gente molto interessante. Lo dico con un pizzico di orgoglio all'università. Abbiamo avviato 3 progetti Erasmus internazionali sulla formazione proprio sul digitale, diversi aspetti. Digital market, occupazione,
la competenza digitale portata all'interno delle figure professionali di bibliotecario e di archivista. Adesso stiamo lanciando un altro Erasmus sulla cultura d'impresa umanistica che si occupa della digitalizzazione, perché bisogna capire che la digitalizzazione non è lo scatto di una fotografia o una grafica digitale o recuperare un fumetto e trasformarlo in un processo di gaming. Ho parlato di magma digitale, all'interno del quale c'è tanto di quel ciarpame, ma tanto di quel ciarpame, che io non vorrei essere nei panni dei futuri curatori digitali o digital curator che si vogliono chiamare, perché veramente la loro sarà un'impresa titanica, perché dovranno tirare fuori da questo ammasso informe di digitale su cui si stanno buttando tanti soldi, ciò che invece sarà riconoscibile come investimento e come memoria dei processi attraverso cui noi oggi ci relazioniamo alla cultura e al patrimonio, che non è rappresentare un libro all'interno di una risorsa digitale, è la risorsa digitale che ci racconta, che racconta come noi siamo. È questo che dovrà essere letto un domani, e non il contenuto del testo soltanto. Il documento diventa importante con le espansioni, perché crea delle relazioni, delle connessioni, delle relazioni rispetto alle quali noi oggi non siamo assolutamente abituati e che con l'analogico non sono possibili. Quindi parte dall'analogico per espandere l'esperienza in modo inverosimile. Mi viene in mente in questo momento all'interno della quale Guglielmo La Baskerville cerca di raccattare tutti i libri possibili che per lui avevano relazione con la storia della cultura. Ecco, questo che lui non è riuscito a fare, salvare tutta la biblioteca, noi possiamo farlo tramite il digitale, ma la biblioteca non è ciò che conserva i libri, è ciò che conserva la cultura attraverso un insieme di relazioni. L'analogico è settoriale, il digitale è ciò che mette tutti i settori dell'analogico in relazione tra loro in un'esperienza culturale che fino ad oggi non possiamo avere. Ma se questa esperienza non ha un territorio pronto ad accettarla, non ha un territorio pronto, non ha comunità pronte a viverla, a sentirsene titolari responsabili, purtroppo, ancora una volta, nonostante gli eccellenti obiettivi e prospettive dei decisori politici, che è quello di investire le risorse, se non troviamo chi sia in grado di usarle, tutte le cose bellissime che faremo resteranno assolutamente evanescenti, come del resto il digitale continua ad essere. Grazie Nicola. Posso chiedere ad Antonio Bonatesta di dire la sua su queste cose che ha detto adesso l'illustre esponente della nuova École Parisienne? Guarda, devo dire che è veramente molto stimolante il dibattito di oggi. Io sono d'accordo su molte delle cose che ha detto Nicola Barbuti prima di me, e del resto ho notato questo filo conduttore che attraversa gli interventi di tutti, che riguarda il rapporto fra tutela, conservazione e valorizzazione della memoria collettiva e costruzione delle identità collettive. Ovviamente noi tendiamo a guardare questo rapporto da operatori del settore, quindi chi da storico, chi da archivista, e si pone il tema e declina il tema della memoria collettiva in base alla propria professionalità. Io però sottolineerei il fatto che il campo della memoria collettiva è un campo estremamente vasto, estremamente popolato ed estremamente conflittuale. Non ci siamo solo noi, non ci sono solo gli storici, non ci sono solo gli archivisti, anzi, probabilmente noi rappresentiamo una esigua minoranza di questa popolazione che ambisce al controllo dei processi di definizione della memoria collettiva, che sono centrali, sono nevralgici, perché controllando la memoria e la legificazione della memoria attorno, verso cui siamo andati negli ultimi anni, testimonia questa delicatezza. Controllare la memoria, legificare sulla memoria, significa controllare le identità collettive. Siccome facciamo fatica a controllare il futuro, tendiamo a normare il passato per definire i rapporti di consenso. Tuttavia, il nocciolo del discorso è questo. Ci sono anche i giornalisti, ci sono i registi, ci sono i pubblicitari, ci sono i blogger, ci sono una serie di infinita di attori che vanno a popolare il campo della memoria collettiva. Allora, io sono d'accordo con Leonardo Musci quando dice che il digitale non è un'alternativa all'analogico, ma costruisce ponti, costruisce prospettive diverse di fruizione rispetto tanto al digitale quanto alla fonte
tanto all'analogico quanto alla fonte che nasce digitale. Il problema qual è dal mio punto di vista? Il problema è che la forza dell'analogico, io qui non voglio fare assolutamente, lungi da me, discorsi di conservazione o nostalgici, ma la fonte analogica nel suo sistema di conservazione aveva dei sistemi di coerenza. Analizzare il singolo documento significava documento dopo documento sussumere il significato e la coerenza stessa del fondo della serie archivistica. Questo è una meta-informazione che gli storici hanno imparato a metabolizzare, cioè io ricavo informazioni non solo dai documenti che riesco a leggere, da ciò che vedo scritto, ma anche dalle assenze, dai silenzi di quella serie archivistica. Allora, questo contesto, cioè il sistema di coerenza che sta attorno ad un'operazione di conservazione archivistica, è forse il bene più prezioso ed è il problema principale che deve sottendere a qualsiasi operazione di digitalizzazione o di fruizione in realtà aumentata di documenti storici. La sfida non è solo quella di recuperare, tutelare e agganciare le sensibilità odierne attraverso nuove forme di fruizione come quelle che Nicola Barbuti ci ha fatto vedere. Il problema è anche, dal nostro punto di vista di operatori, di storici e di archivisti, costruire un sistema di coerenza di ciò che mettiamo in fruizione in quelle modalità che abbia un senso logico, politico, proattivo, nel senso della memoria collettiva che vogliamo sottendere a determinati valori, e qui mi rifaccio al ruolo della Fondazione di Vagno, ad esempio. Ultima cosa, questa operazione che noi abbiamo, che è molto difficile, io sono d'accordo con Barbuti, questa operazione che noi andiamo a fare e che ci troveremo davanti sul digitale, è un'operazione difficile anche perché non può essere un'operazione top-down, orchestrata o diretta in qualche modo dagli storici, dagli archivisti, dalle istituzioni. Purtroppo, ci piaccia o no, il digitale ci pone una sfida che è bottom-up. Cioè noi dobbiamo essere in grado di interloquire con sensibilità che si formano a prescindere dal nostro operato. Altrimenti poi ci si ritrova a fare discorsi di chiusura e di conservazione, discorsi difensivisti, e ci sorprendiamo a dire noi abbiamo fatto determinate operazioni, però non siamo compresi, non siamo ascoltati, non siamo notati. Quindi insomma, io veramente mi scuso se nelle ristrettezze dei tempi che ci siamo dati alcune frasi possono apparire apodittiche rispetto a ciò che ho detto, però veramente sono a disposizione per approfondire i grandi stimoli che stanno venendo da queste chiacchierate. Grazie tante Antonio, e concordo al 100% perché credo che sia importante con quello che dici, e penso che la sfida è esattamente questa: non vivere come in contrapposizione i due versanti, quello sul quale ha insistito Nicola nel suo primo intervento e quello che hai sottolineato tu adesso, perché si rivolgono, diciamo così, anche a target leggermente diversi, ma che possono anche essere, diciamo, confluenti. E quello che dici tu è forse più complicato. È più complicato perché si confronta necessariamente con un modo tradizionale, no? Con quegli elementi di contesto che a noi archivisti ci piacciono tanto, sui quali tu insistevi, sono quelli più difficili da rendere in quell'altra dimensione. Ma la preoccupazione è che fornire, diciamo, una digitalizzazione piatta di un mondo che noi viviamo invece come multidimensionale è poi, diciamo, didatticamente controproducente se si rivolge a persone che non hanno un background, diciamo, culturale, archivistico, storico, che per noi è quello che ti fa capire stanno le cose, diciamo così, no? La nostra sovrintendente frigge dalla voglia di dire la sua su tante cose, le lascio la parola. Eccomi, grazie Leonardo e grazie a tutti. Io vorrei ripartire da due parole significative: responsabilità e diritti. La responsabilità è stata richiamata in alcuni interventi e riparto da quella, un po' facendo in qualche modo la maestrina della penna rossa, ma a beneficio anche dei nostri ascoltatori che
mi auguro che non sia così, ma come dire, sicuramente non sono tenuti a sapere esattamente che cosa facciamo e perché lo facciamo. C'è il tema del perché di tutto, sotteso al confronto che oggi ci vede qui insieme. La responsabilità, lavorare con gli archivi da utenti, da istituzioni, da soggetti privati, da enti territoriali, da soggetti finanziatori, da policy maker, da ricercatori, mettiamoci dentro tutto, è un tema di responsabilità in ordine alla definizione della conoscenza. Come si è detto, il tema degli archivi è un tema di gestione della conoscenza, da come la produci a come la trasformi in un patrimonio alla portata di tutti, in un oggetto al quale le persone e le comunità accedono per attingere pieni percorsi di sviluppo individuale e collettivo. Per cui il tema dell'accessibilità si gioca sul dovere delle istituzioni di rendere accessibili i patrimoni, non solo quelli statali, perché la funzione di tutela in capo alle soprintendenze vede l'obbligo in capo alle soprintendenze di tutelare tutti gli archivi pubblici e tutti gli archivi privati vincolati. Quel ragionamento di caccia all'archivio che un po' abbiamo sentito in qualcuno degli interventi precedenti, forse Antonio, se non ricordo bene, è una delle attività delle soprintendenze. È il tema del chi fa questa cosa, perché la fa e per chi, il tema degli interlocutori, è un tema di cittadinanza. Il tema della conoscenza di queste funzioni e di queste attività e della efficacia anche alla fine delle azioni di digitalizzazione sul profilo e sul perimetro delle quali stiamo discutendo anche qui, riviene dalla fertilità dell'humus sul quale atterrano le iniziative, che siano le iniziative di tutela con l'imposizione del vincolo a un archivio privato, che siano le iniziative di finanziamento dell'ente regione che abbiamo ascoltato, che siano le iniziative di ricerca, che siano le attività di digitalizzazione. È necessaria una cultura archivistica, può non piacere, ma gli archivi sono l'alfa e l'omega. E il tema della gestione della conoscenza è storicamente in mano a un set di competenze che sono quelle proprie degli archivisti. Oggi più che mai, proprio nella transizione digitale, della quale tanto parliamo, all'interno della quale tutti siamo in un delirio infodemico nel quale non si capisce più niente, lasciatemelo dire, è un tema di consapevolezza, di accesso, di consapevolezza nella gestione di questi processi. Ed evidentemente un tema di cittadinanza, è la questione delle information skills, è la questione della capacità di ciascun cittadino di saper usare filtri per distinguere rispetto alle basi informative, alle opportunità che gli si propongono. E allora qui il tema del digitale è dirimente rispetto alla possibilità di esigere realmente in termini giuridici i diritti di cittadinanza, che sono di diritti civili, diritti umani, che si declinano anche in termini di diritti culturali da parte delle comunità. Il digitale è affascinante, appare ampio, appare disintermediato per definizione, e c'è la mistificazione del digitale come democratico perché tutti possono accedervi. Cioè sembra quasi che ci sia ormai un binomio fra accessibile e digitale, così come fra digitale e innovativo. Così non è, proprio per le ragioni che abbiamo ascoltato negli interventi precedenti. Il digitale è un oggetto che costruisco a fronte di scelte e nella misura in cui scelgo anche il quadro di relazioni che vengono a generarsi fra le risorse digitali, come raccontava benissimo prima Nicola Barbuti, il contenuto dell'intervento del quale sottoscrivo letteralmente, importandolo integralmente nella visione, nella filosofia di approccio alle questioni delle quali stiamo parlando, è questione mentale, cioè il digitale appare disintermediato perché banalmente con un click hai l'impressione di poter accedere a qualcosa che altrimenti forse non avresti mai conosciuto. Ma quel qualcosa non è che sta lì naturalmente come l'archivio analogico, è il frutto di scelte che sono state fatte da qualcuno, da qualche parte, a fronte dell'individuazione di un set di informazioni di accompagnamento che decidiamo essere il contesto e il quadro all'interno del quale il percorso di conoscenza può svolgersi.
straordinario quello che diceva Nicola Barbuti prima, che è il quadro all'interno del quale dovremmo muoverci. Ma io pongo una domanda e non do quella risposta, la pongo come sollecitazione per noi tutti e a beneficio di tutte le persone che ci stanno, che stanno avendo la pazienza di seguirci. Quante delle risorse, utilizzo questo termine, questa vox media, quante delle risorse digitali oggi disponibili sono in realtà il frutto di una scelta consapevole in termini di definizione di politiche pubbliche finalizzata ad aprire realmente le possibilità di esplorazione? Quante di quelle risorse sono invece ferme, per usare come una nozione idiomatica, sulla fissità del sistema binario 010101 proprio del digitale diverso dall'analogico? Cioè quella serendipity che ci ha insegnato Umberto Eco con quel famoso suo contributo della fine degli anni 90, quella serendipity che appartiene alla possibilità stessa della ricerca, dell'indagine del reale, di approccio alla conoscenza, è possibile in un universo digitale costruito secondo il ragionamento, secondo quello che raccontava prima Nicola? Quante delle risorse che oggi vediamo ci consentono questo? E torno al tema della responsabilità, torno al tema dei diritti, torno alla questione della narrazione, alla quale pure faceva riferimento prima Nicola, per portarvi due esempi significativi di questi ragionamenti. Un ulteriore passaggio sul tema della... Prima abbiamo ascoltato il riferimento alla cerniera intermedia, allo spazio archivistico di cerniera. Gli archivi sono relazioni essi stessi, gli archivi sono per definizione cerniere e tutti gli archivi pubblici, oltre agli archivi dello Stato, gli archivi di regioni, ai quali per esempio si faceva riferimento prima, sono archivi pubblici che continuano a generarsi nell'esercizio quotidiano delle funzioni amministrative, di tutta l'azione amministrativa che regione, dico regione perché è presente, per fare un esempio concreto, che regione svolge. E tutta quella produzione, da quella che nasce digitale a quella di 20 anni fa, di 30 anni fa, a quella di 40 anni fa, di 50 anni fa, è lì in capo a regione, e regione ne ha la responsabilità rispetto alla conservazione, l'ente di tutela ha la responsabilità rispetto al dovere di garantire il passaggio al futuro di tutto questo. C'è anche da tenere da conto, ed è una parte molto ampia dell'attività che noi svolgiamo, la tutela sul digitale nativo, che riguarda primariamente tutta la produzione degli enti pubblici, cioè tutto il tema della dematerializzazione dell'azione amministrativa della pubblica amministrazione, è soggetta a tutela. Cioè siamo chiamati a tutelare anche ciò che nasce digitale, che detta così sembra una cosa molto semplice, ma di fatto gli archivi digitali sono tanto più brutti, tanto più oscuri, in quanto sono eterei, degli archivi analogici. E faccio qualche esempio per ritornare al tema della narrazione e in definitiva a quello dell'esigibilità dei diritti culturali, che mi piace ricordare sono una categoria giuridica che di fatto non esiste ancora formulata positivamente nell'ambito del nostro diritto nazionale, ma bisogna attingerla dal diritto europeo per declinarla e collegarla, per esempio, ad alcune previsioni della Carta Costituzionale. Alcuni esempi. Faccio un esempio da un'azione di tutela recentissima, anche abbastanza dirompente rispetto ai suoi effetti, che a mio modesto parere è la dimostrazione di come l'intento di tutela interpretato funzionalmente come dispositivo di cura su un oggetto complesso, privato nel caso di specie, possa tradursi in un'opportunità straordinaria di rilancio di vita, in un'opportunità di futuro per la comunità, per i proprietari, per i possessori, per la ricerca e per tutto il contesto che gira intorno. Mi riferisco al vincolo sull'archivio, sul marchio, sulla testata della Gazzetta del Mezzogiorno, per restare in Puglia. Abbiamo fatto l'intervento è cominciato a maggio, si è consolidato con l'emanazione del provvedimento in autunno. Questa mattina stessa, mi piace dirlo, ma poi avremo modo per raccontarlo,
cioè come ente di tutela stiamo accompagnando il processo, che è estremamente complesso, di transizione dal passato al futuro della testata, di tutte le persone che lavorano per la testata, del significato, del valore pubblico che è intorno a quella impresa e all'archivio di quell'impresa, che è un'impresa che produce conoscenza, c'è ed esiste ed è un valore che si struttura in una serie di simboli edificati nei quali la comunità del Mezzogiorno, tutto, si riconosce in quanto esempio rappresentativo. Questa mattina stessa, per esempio, ero impegnata in un sopralluogo presso la sede degli attuali gestori della Gazzetta, le di SRL, che hanno acquisito in fitto, per il momento, la gestione della testata e quindi del patrimonio che è accanto alla testata. Abbiamo chiacchierato a lungo per 2 ore, abbiamo ragionato di ipotesi future, delle cose che ci sono da fare nell'immediato, c'è tutta un'azione estremamente complessa, evidentemente non entro qui nei dettagli, ma siamo usciti, i miei collaboratori, da quell'incontro con una sensazione meravigliosa di speranza. Siamo usciti di lì dicendo: questa è la tutela, questo è il Sud che ci piace, questi sono gli interlocutori, stiamo parlando di un soggetto privato, di un'impresa che ha rilevato una situazione particolarmente complessa, senza certezza di poter continuare nel tempo, perché si tratta di un contratto di lavoro, e che si fa carico di una serie di azioni su quell'oggetto culturale, riconoscendone il valore assoluto per la comunità e mettendosi a disposizione, sapendo che non sta facendo un'operazione di guadagno oggettivamente, no? Allora, il soggetto privato sul quale interviene il vincolo, che ne riconosce il valore, che lo condivide con la comunità e che cammina insieme all'istituzione in un'intesa in cui il pubblico e il privato hanno una tale consapevolezza della propria responsabilità, del perimetro della propria azione, da interagire liberamente con l'altro per costruire un percorso che è valore per tutti. E questo è il senso. E in questa storia c'è il tema della narrazione dell'azione di cura e c'è il tema della narrazione dei contenuti di quell'azione di cura che comincia con l'analogico e continua a vivere con il digitale. Perché nel caso specifico la testata al momento continua a funzionare e produce in maniera assolutamente dematerializzata la conoscenza che fino a qualche anno fa produceva in maniera analogica, così come l'archivio è ibrido, oltre che essere in condizioni che necessitano di interventi molto forti e molto solidi, perché quello è un esempio in cui il tema della responsabilità incrocia nell'immediato, impatta nell'immediato con il tema dei diritti di produce, di chi gestisce, di chi è il destinatario, della comunità intera che altrimenti sarebbe deprivata di un pezzo della propria mappa di conoscenza nella quale si identifica. Ecco, questo è un esempio di come possa funzionare la tutela. E il tema della narrazione, delle possibilità di narrazione di questo, mi richiama, che era quello un po' di cui parlava Nicola prima, mi invita, e con questo mi vorrei fermare, a rimettere sul tavolo il ragionamento della la connessione fra l'innovazione, l'inclusione, la coesione, che sono tutti valori che sono un po' nello scenario, anche un po' abusati, devo permettermi di dire, nella narrazione attuale delle politiche pubbliche. Gli archivi in quanto relazioni, in quanto insieme di elementi, che sistemi di elementi che sono in relazione fra di loro e che generano relazioni con altri elementi all'esterno da loro, quadro di relazioni che generano conoscenza, che sono conoscenza e che nella percezione delle persone si traducono in una esperienza, quella che Pasolini chiamava l'esperienza interna della cultura, che si genera dall'accesso, dall'incontro con il contenuto culturale, di cui parlava anche Nicola, rappresentano il presupposto
imprescindibile della possibilità di coesione sociale e di cittadinanza. Richiamo spesso Sen e il suo concetto di capability, che poi è stato ampiamente sviluppato anche da Martha Nussbaum, in particolare con riferimento al sociale. Cioè, che vede da una parte il diritto di accedere ad un'opportunità e dall'altra, da parte delle istituzioni pubbliche, l'obbligo a crearle, ad allestire le condizioni affinché quell'accesso possa essere ritenuto esigibile. E qui, e chiudo, ritorno alla dimensione dell'essenziale rispetto alla possibilità che questi processi si generino e alla responsabilità pubblica di garantire questi processi in quanto essenziali. Ritorno all'attualità. In questi mesi, nel panorama, nello scenario che ci siamo tutti trovati a vivere, in cui ci siamo trovati a vivere, la conoscenza, e qui lo uso come concetto onnicomprensivo di settore culturale, istruzione, formazione, sembra passato il messaggio che rinunciare alla conoscenza sia a costo zero, perché non genera immediatamente un guadagno. Mi permetto di osservare polemicamente su questo. Evidentemente così non è, e spero, e credo come un messaggio di speranza, che le conseguenze di questo fermo e della leggerezza con la quale continuiamo, perché stiamo continuando a fare finta che rinunciare alla conoscenza, mi riferisco anche alla scuola evidentemente, che è connessa con quello che noi stiamo, di cui noi stiamo ragionando, che rinunciare alla conoscenza sia a costo zero, spero che non ci costi poi tantissimo. La digitalizzazione è sullo sfondo, è succedanea, è altro, come diceva benissimo prima Nicola, non può essere sostitutiva, non o-o. E, ma con consapevolezza, e la responsabilità è delle istituzioni. Grazie. Grazie tanto Annalisa, grazie. Il tempo sta un po' scappando, quindi chiedo a Silvia Pellegrini se fa un intervento conclusivo guardando il futuro, un futuro che però riguarda il passato, nel senso che il compito, come abbiamo detto, è quello anche un po' di riuscire a progettarlo, questo passato. No? Progettare il passato, ma non nel senso di Flaiano, che siccome c'era tanta sfiducia nel futuro diceva che riusciva a fare progetti solo per il passato, ma nel senso di inventare i modi di studiarlo e comunicarlo. Sì, grazie. Credo che abbiamo tenuti incollati al video i nostri telespettatori, le persone che ci stanno seguendo, e devo dire che l'ultimo intervento così appassionato della dottoressa Rossi ha, secondo me, diciamo, circoscritto il tema, quindi anche perché avevo un appunto davanti di quello che avrei voluto dire circa la necessità di riattribuire centralità agli archivi come luoghi del presente in cui aggregare e creare comunità capaci di pensare il futuro, rafforzare le relazioni, tutelare i linguaggi e le culture. Quindi l'avevo scritto, per cui mi sembra che siano esattamente le parole che ha usato la dottoressa Rossi. Condivido anche, a ragione, spesso il concetto di inclusione e coesione, la mia definizione presa dal Consiglio d'Europa, sono abusati, nel senso che perdono poi di identità, perché sono parole pesanti che creano grossi oneri e responsabilità per gli enti. Cioè, gli enti sono abituati a predicare bene e a praticare male alle volte, quindi quando presidiano temi così importanti che involgono poi la vita delle comunità, devono essere in grado di narli, e laddove mancano le professionalità devono essere in grado di creare quel processo reticolare di cui parlavo. Per quanto riguarda gli strumenti, ha ragione Nicola Barbuti, che
tra l'altro è un nostro partner. Mi fa piacere che un ricercatore di Nicola sta avviando una collaborazione nella mia sezione, che è la valorizzazione territoriale. È un inizio, però sicuramente questo crea quel rapporto tra istituzioni che a volte non è così strutturato. Va ripensata anche una collaborazione più stretta nelle sue dimensioni tutela e valorizzazione tra la regione e il ministero, e quindi abbiamo una bella sfida di fronte, cioè non mi sento anch'io di raccogliere il messaggio di speranza. È l'inizio di una nuova fase, una fase in cui l'attenzione deve essere ancora più elevata, perché le potenzialità sono tante, ma è maggiore anche il rischio di sbagliare. Abbiamo anche degli interlocutori come le amministrazioni locali che detengono quel patrimonio, ma prendo spunto proprio dal mio ente, la regione. Pensi una cosa, dottoressa Rossi, che l'archivio corrente non è nella competenza della sezione valorizzazione territoriale, cioè la dimensione di un'organizzazione interna in cui ho sentito parlare di archivio corrente e non è mia competenza. Con questo io sono regione, non me ne voglio scollare, per carità, né dire è competenza di altri, perché questo è l'atteggiamento più sbagliato. Sono qui a rappresentare la regione, però questo le dà la dimensione che evidentemente quel valore documentale di un ente sovraterritoriale non è considerata ancora patrimonio valoriale, bene relazionale, bene culturale, quanto dire. Per cui sono contenta di aver ascoltato questo processo, mi sento di fare, mettere un punto, ma di cogliere gli spunti che sono arrivati, e spero a breve di poter già tracciare una linea con l'assessore che si è insediato da poco, per cominciare già a individuare un percorso che sarà lungo, ma so che sarà fattivo. E quindi mi auguro che la Fondazione di Vagno continui ad accompagnarci in questo percorso, non ci ha mai abbandonato, e sono certa che anche in questo ruolo di creatore di azioni possa continuare appunto ad accompagnarci. Bene, posso anche permettermi a nome della Fondazione di assicurare che ciò avverrà, e non faccio nessuna conclusione, perché non ci sono conclusioni in questo tipo, no? Servono solo a innescare delle riflessioni in noi e in chi ci ha ascoltato. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato in maniera anche molto amichevole, e ripasso la parola ad Anna Maria Minunno per il ponte verso la prossima iniziativa. Grazie. Grazie Leonardo. Grazie a tutti voi per aver partecipato. Intanto vorrei sottolineare una cosa frivola, ma è una cosa importante, perché accadono cose straordinarie negli incontri di leggere parole, che tra l'altro è un progetto ideato e realizzato dalla Fondazione di Vagno in collaborazione con la Città Metropolitana di Bari. Accadono cose straordinarie perché le persone si incontrano, e quindi noi realizziamo questi eventi, questi appuntamenti, proprio per fare in modo che la gente si conosca. È accaduto per quanto riguardava l'appuntamento delle biblioteche, è accaduto anche oggi tra la dottoressa Silvia Pellegrini e la dottoressa Annalisa Rossi, e noi siamo estremamente felici. Vorrei invitare i nostri relatori a visitare la pagina Facebook della Fondazione di Vagno, intanto perché, e lo dico per chi si è collegato in ritardo, l'appuntamento potrà essere visto dall'inizio, naturalmente, anche tra un'oretta, lo troverete immediatamente sulla nostra pagina Facebook, e poi perché ci sono tante persone che sono intervenute, hanno commentato, e quindi mi piacerebbe, come è già stato fatto uno dei nostri ospiti, che rispondeste voi stessi alle sollecitazioni. Ve ne dico una per tutte, quella della storica dell'arte Lia De Venere, la quale si chiede, dice che un giorno bisognerà parlare degli archivi d'artista, non solo, ma anche del tema dell'archivio nell'arte contemporanea di cui lei ha scritto, per cui vi invito ad andare a rispondere voi stessi alle persone che sono intervenute, sono state davvero tante. Quindi grazie ancora per aver partecipato, è stato un incontro davvero è stato un incontro in cui era necessario prendere appunti, ecco, questo mi sento di dire. Il prossimo incontro con Leggere Parole invece si terrà il prossimo 2 febbraio, e l'argomento è questo: ripartire dai libri, l'editoria pugliese per il dopo Covid-19, conosceremo tutte le strategie messe in campo dagli editori per andare avanti e per sopravvivere a questo anno davvero complicato. Noi chiudiamo con un altro video realizzato nell'ambito del progetto La cultura si fa strada, e questa volta sono voci di ragazzi e di ragazze del Liceo San Benedetto e dell'Istituto Superiore Modugno di Conversano. Vi lascio così, a martedì prossimo.
mi dicono che ci sono problemi per la messa in onda del video, cui io a questo punto direi alla regia, ma insomma chiedo anche a Filippo Giannuzzi, al segretario generale della Fondazione Di Vagno, magari lo mandiamo in un prossimo appuntamento, lo metteremo a disposizione di tutti sulla pagina Facebook della Fondazione Di Vagno, quindi l'incontro finisce qui. Ancora per averci seguito, grazie a voi per aver partecipato, grazie.